Non ci sono proprio parole, non ci sono proprio parole per descrivere questa figura di merda, perché è una figura di merda questa sera in questa partita. Quattro pesche, è una figura di merda. Roba imbarazzante, la partita della Roma è durata 6 minuti fino alla coglionata, alla cappellata di quel deficiente de Kasdorp. Da lì siamo spariti, solo Dybala ha portato, cercato di portare un po' la baracca avanti, solo Dybala. Il resto dove sono finiti? Tanti giocatori, mi chiedo se sono finiti o se sono rimasti nel pulmino a Trigoria e non sono mai partiti per Udine. È inaccettabile, la colpa è di tutti, nessuno escluso, nessuno, compreso lo stesso allenatore. Perché quando si vince, lo scordiamo, quando si vince tutti insieme. Ma quando si piano ste scocce e ste figure di merda si fanno, la colpa è di tutti, nessuno escluso, ci stanno giustificazioni. Non ci sono giustificazioni. Quando vi dico karma, calma, sempre senti di là il po' oscuretto, ci devo credere. Che devi credere? Se non cresci mentalmente, non fai sto step. Quando puoi ad arrivare a lottare per un qualcosa di importante qua in Italia? Se non fai questo passo, questo cambiamento. E se non ci lavori? O ci lavori e devi a intermittenza? Andando a intermittenza non puoi arrivare. Perché è vero che la prestazione è indegna, ma anche la mentalità va de pari passo. Un'altra volta passaggi elementari sbagliati, una squadra scollata, tutti per cazzi loro. Kasdorp è indecente, Pellegrini la seconda partita che rimane a Trigoria, Spinazzola c'ha le attenuanti perché è tornato quest'anno, non lo voglio massacrare, ma fa una partita de merda. Ebram è rimasto all'anno scorso, oh! Ma di che stiamo a parlare? Abbiamo fatto diventare Barcellona, oh, stasera l'Udinese sembrava il Barcellona. Quattro tiri, quattro gol. Per un parlava beh, pure la guaglia di Kasdorp, sì, de, oltre de, a stronzata di Kasdorp, pure la guaglia di Rui Patricio. Stasera non era Rui Patricio in porta, era Rui Patricio, no Rui Patricio. Si è addormito pure lui, si è adeguato alla prestazione del merda di tutti quanti. Stasera promuovo solo un giocatore, anzi due, me ne frega il cazzo, due, perché riescano a toccare la sufficienza. E parlo di Dybala e Matic. Basta, e resto tutti rinviati al primo tempo, Pigors, al quinto minuto, per la stronzata di quel deficiente, de Kasdorp, e la partita finisce là. A parte un altro tiro su una bella azione, sul lancio di Spinazzola, tiro di Dybala, finito il primo tempo da Roma. Al secondo tempo proprio reazioni velletarie, crollati in difesa, per de squadra, ma in difesa. Roba imbarazzante, no sense, non una proposta del gioco, a parte i tagli, comunque sia le incursioni di Dybala che veramente gioca e fa un altro sport. Ma lì davanti tanta tenerezza per tutti, una prestazione inguardabile per tutti. Io non sono uno di quelli che fa nel banfascio, valuto la prova di stasera e la prova di stasera dice che abbiamo fatto una figura di merda, perché non può essere altrimenti. È una figura di merda, adesso bisogna rimboccarsi le maniche, guardarsi negli occhi, capire che hai fatto diventare Barcellona una squadra come l'Udinese, che è sempre stata una bella squadra. Un'ottima squadra di gamba, di qualità, di corsa. Un campo sempre ostico per noi come trasferta, ma non sono ammissibili. Figure di merda come quelle di stasera, non ci sono attenuanti, non ci sono scusanti, non ci sono arbitri. Né tantomeno non c'è manco la scusa della stanchezza, perché come hai giocato te ogni tre giorni? Ci hanno giocato pure loro. E hanno fatto pure turnover. Hanno fatto pure turnover, che vedo in panchina, ma che go in panchina. Siamo riusciti a far segnare pure gente come Samardžić, che quello in due anni che sta all'Udinese ha giocato 36 minuti totali. Abbiamo fatto segnare pure gente come Samardžić. Luki, Lufrin, Lokric, quello non lo conosceva manca la madre e il padre. Fino a stasera sto con la Roma, fatta la Roma, non conoscevano manca la madre e il padre, avevano disconosciuto. Capito qual è il discorso?
ma tu che comunque si arrivi da quattro risultati utili consecutivi e tutto, ma poi approcciarla in questo modo. Avevo sbagliato tutto, tutto quello che si poteva sbagliare. Stasera l'avevo sbagliato. E guai, ce li sento parlare ancora. Scudetto, scudetto, andiamo a vincere. Non è questione di non essere, come si dice, non essere no, ottimisti, come cazzo si dice? Non è che non sei ambizioso. Si è ambiziosi, ma tutto quello che c'è stato negli anni prima, il distacco dei punti 23, non si può colmare solo con una sessione. Perché devi crescere sul campo, sta Roma deve giocare a pallone, sta Roma deve acquisire mentalità, perché queste figure di merda le può fare. Non le può fare. Poi guaglie di Gasport, la guaglia di Rui Patrizio, oh! Gente che è rimasta a Trigoria, bisogna crescere. Bisogna crescere. È bello sognare per tutti, ma i sogni devono diventare realtà con il lavoro. Sì, ma col lavoro fatto sul campo, non facendo ste figure di merda, no, con sta mentalità. Ecco perché vi dico sempre, volavo bassi, tenevo capito i piedi per terra. Perché non è plausibile, perché a Roma la conosco bene. Se fa presto adesso arriva dai stelle e stalle. Già sentito Mourinho via, quello via, quell'altro via, Pellegrini via, levate via la fascia. Non è così! Quando c'è da dargli la carota, gli si dà la carota. Quando gli devi dare il bastone, gli dai il bastone. Stasera sono tutti insufficienti, a parte due che toccano la sufficienza, che sono Dybala e Matic. E adesso una squadra inguardabile, compreso Mourinho. Compreso Mourinho. Inguardabile. Adesso se serve, sti cazzi porti pure di tiro. E guai se qualcuno dice no, però che fa per la partita? Ci porti di tiro. Oh, hai preso quattro pere. Va bene che è una buona squadra e complimenti all'Udinese che ha fatto una signora partita. Ma ce l'hai fatto sembrare il Barcellona e ci hai preso quattro pere. Oh! Non giochiamo, testa bassa, umiltà e lavorare. Che ci sia, che, anzi, che sia sta sconfitta un qualcosa dove lavorarci pesantemente e guardarsi negli occhi per capire che non deve più succedere, non si può ripetere. Se figure di merda non ci devono stare. Non stiamo a dire che la squadra è scarsa, il mercato è stato fatto. È vero che abbiamo perso un pezzo importante come Wijnaldum, ma la squadra c'è. Per vincere questa partita c'era la squadra. Per continuare ad andare avanti c'è la squadra, non ci stanno giustificazioni né alibi. Guardiamose negli occhi e capimosi. E capimosi, lavoriamo, lavoriamo, lavoriamo a testa bassa. E zitti, testa giovedì, perché non voglio più parlare, forza Roma sempre, indipendentemente dai risultati e da quello che è, sempre forza Roma.